Ciao, io sono Giorgia e in questo video porteremo avanti dell'odio gratuito perché la vita è difficile, quindi parlare male di qualcosa aiuta a renderla più leggera. In particolare, vorrei elencarvi 5 trend del fantasy contemporaneo che sto iniziando a non tollerare e che sono anche il motivo per cui leggo ormai pochissime uscite, recenti, perché tendono tanto a seguire proprio questi stilemi che trovo ormai ripetitivi all'inverosimile, ma ogni epoca, ogni decennio direi della letteratura e soprattutto della letteratura di genere, del fantastico, è contraddistinta da qualche elemento ricorrente. In particolare però, diciamo, negli ultimi 5 anni abbiamo avuto proprio delle evidenze molto concrete, ok? Quindi io partirei dall'elefante nella stanza, cioè la roba che mi ha ammorbato in una maniera indicibile, ovvero i fei. Le fatine, ok? I fei ormai sono ovunque, in qualsiasi libro, cioè una roba allucinante. E qui dobbiamo dare la colpa a Sarah J. Maas, chiaramente, che insieme a Holly Black e altre autrici ha riportato in voga le fatine. Cioè, quello che poteva essere il piccolo popolo, ma che in realtà ha preso delle connotazioni imbarazzanti, perché si va semplicemente a ricalcare quella che è la figura dell'elfo, sostanzialmente, tranne che è più connesso all'immaginario che abbiamo delle fate, con le corti ricche, eccetera, eccetera, senza però portare avanti tutta quella parte più interessante, a mio avviso, che ha il piccolo popolo, che è molto più sfaccettato, più ricco. Cioè, io qui ho un libro che adesso vi prendo, perché un libro bellissimo di Mosca Bianca, che è La Faglia delle Fate. Ok, io non trovo in nessuna maniera che questo libro non sia interessante, anzi, questo ci permette di vedere tantissime sfumature del mondo fatato, che non è solo le fate buone, no? Con gli addominali scolpiti, ma presenta al suo interno tantissime creature che secondo me sarebbe anche figo vedere approfondite, ma diciamocelo chiaro e tondo, e qui il pretesto è avere l'interesse amoroso con le orecchie a punta, giusto per non dire elfo, però alla fine c'è. Cioè, quello è vite quasi immortali o comunque centenarie, poteri fortissimi, diverse corti che ricordano anche un po' tipo gli elfi oscuri, i drodi di D&D, insomma, ci sono, attingono un po' da diverse culture e trovo ripetitivo questo ripetersi del semplice interesse amoroso, buono e fei, fine. Perché poi nel fantasy in generale c'è sempre stato questo problema di poca innovazione rispetto soprattutto alle razze che vengono presentate. Ad esempio, io vedo pochissimo raccontare di goblin e orchi, che io adoro le creature verdognole e brutte soprattutto, brutte ma belle. E quindi mi piacerebbe anche vedere un po' di più, comunque vedere più innovazione, cosa che invece vedo fare in alcune nicchie. O anche nicchie del fantasy italiano che sta cercando di innovare in questo senso, mentre le commercialate cercano di attirare con quello che va di più di moda, cioè alla fine funziona così il mercato in qualsiasi settore, soprattutto quello editoriale. Però ecco, se io leggo in un libro la presenza dei fei, cioè per me è già un non lo voglio leggere, proprio base. Proseguiamo poi con il fantasy romance, o meglio, il romance fantasy. Questo non è per dire che a me non piaccia il romance fantasy o per denigrare la categoria del romance, che anzi ho riscoperto negli ultimi anni, mi sta dando grandi gioie, soprattutto quando la vita fa cagare, cioè sempre io mi leggo un bel romance e sono finalmente felice, gioiosa, penso che ci sia della speranza nell'umanità, no? Ecco, però detesto fortemente quando si utilizza un'etichetta per attirare del pubblico, ingannandolo in realtà, perché tantissimi libri usciti di recente che tra l'altro hanno i fei al loro interno, tipo Sarah J. Maas, sono in realtà non dei fantasy, ma dei romance fantasy, cioè che hanno come loro fulcro narrativo, cioè tutto ciò attorno a cui si consuma la vicenda, l'interesse romantico della protagonista tendenzialmente. Quindi quello che io trovo fastidioso è non esplicitare a dovere l'etichetta, il target e il sottogenere. In questo caso un sottogenere non del fantasy, ma del romance, cioè una storia romantica che vede il suo sviluppo all'interno di un mondo fatato, con coordinate fantastiche, insomma. Però il fulcro rimane, il romance è una storia d'amore, se tu mi narri una storia d'amore mi stai raccontando quella, che poi sia ambientata nel
nel regno degli addominali scolpiti, a me non frega un cazzo, resta una storia d'amore. Ora, io non voglio neanche andare a ghettizzare i libri, cioè a fare 3.000 sottocategorie, specificare i sottogeneri, il sotto del sottogenere, oppure tipo gli hashtag di Oscar Wilde che precisano ogni minimo dettaglio della storia, che anche sti cazzi, no? Queste cose a me non piacciono nella loro forma eccessiva, così come non mi piace nessun tipo di estremismo per come sono fatta io. Però mi piacerebbe, ecco, che quando una persona compra un prodotto sia chiaro a livello di marketing che cosa sta acquistando, perché spesso e volentieri, in questo caso, anche le copertine sono fuorvianti, no? Non sempre, perché ad esempio una Sarah J. Maas te lo fa intendere, però dato che la maggior parte dei libri fantasy con protagoniste femminili hanno in copertina la protagonista femminile, e mi scrivi fantasy, io non posso per scienza infusa immaginare che quello sia un romance, no? Fin tanto che non apro il libro, inizio a leggerlo e capisco dove vuole andare a parare la storia. Di conseguenza, per me questa è una cosa importante per il consumatore, per il lettore, no? Sempre nell'ottica economica e marchettara che mi contraddistingue. È proprio una fallacia a monte della catena produttiva e dell'editoria, perché questo significa ingannare chi va a acquistare il libro in libreria, chi lo vede sui social, cioè magari sui social elimini questa barriera, perché ti informano persone terze, quelle che fanno un'analisi più critica, che si premurano di specificare anche queste cose, perché non è così scontato, che stai andando incontro a questo tipo di lettura e non a quello che ti è stato promesso. Però mi rendo conto che un sacco di persone potrebbero acquistare il libro a caso in libreria, perché capita, non tutti si fanno consigliare, oppure fanno delle letture, degli acquisti impulsivi, e poi si trovano di fronte a qualcosa che non è, perché non è quanto gli è stato venduto. Quindi, secondo me, è giusto dare le informazioni corrette al lettore. E in generale, sempre parlando di misunderstanding, noto che si sta facendo un po' confusione. Terza cosa, mia pet peeve che mi sta disturbando, si sta facendo un po' confusione tra new adult e adult fantasy. E qui si inserisce un altro mio trigger istantaneo, che è lo spicy, cioè lo spicy come device di confusione, perché la gente crede che l'adult fantasy è quello con il cornicello del porno. No, raga, non è che se è adult, allora è automaticamente un romance fantasy e automaticamente la gente trova, cioè non funziona così, stiamo un attimo confondendo target, sottogeneri, eccetera, eccetera. Innanzitutto, New Adult è in genere un target che, molto simile allo Young Adult, è un po' più esplicito, magari più volgare, mostra di più e nel mostrare di più, magari indugia anche nelle scene sessuali esplicite, cosa che succede perché la maggior parte dei romance fantasy che vediamo adesso sul mercato, che hanno appunto delle scene spicy, hanno target New Adult. Quindi le cose di solito coincidono per il semplice fatto che negli young adult, per come si intende il target, non si vanno a inserire cose troppo esplicite. Magari ci sono anche delle morti, ma non vedi la gente che bomba, oppure ferite descritte in maniera particolarmente esplicita. Ecco, ma adult fantasy non significa automaticamente spicy, non significa automaticamente pornazzo, perché, per dire, Brandon Sanderson, ora io non ho letto Sanderson, però non mi risulta che sia noto per lo spicy, no? Quindi adult fantasy significa un target maturo che può assolutamente, ma ben volentieri, va benissimo, includere anche delle scenette un po' più frizzantine, che possono sempre far piacere, come no, nella giusta misura, insomma. Però ecco, anche qui non facciamo confusione tra sottogeneri e target, e soprattutto, raga, adult non è uguale libri spicy. Okay? E nemmeno New Adult significa libri spicy, significa solo che è un target che ti consente di inserire determinate scene, ma non che le includa automaticamente, cioè non è che se io adesso il libro che sto per pubblicare è un adult fantasy, ma questo non significa che ci sarà lo spicy, anzi vi dico lo spicy non c'è perché io non l'ho proprio voluto, quindi nada de nada. Quindi qualche anno fa c'era il dramma della gente che diceva che lo young adult era un genere, non è un genere lo young adult, è un target che può essere appunto un libro di fantascienza, un libro di narrativa generale indirizzato a un pubblico di giovani adulti. Fine. Quarta questione, e qui so che mi contraddirò un pochino perché i retelling, raga, io non ne posso più dei retelling. Cioè, da un lato
Sono stata contenta, molto contenta, lo sono ancora perché spero sempre di trovare dei titoli validi. Dall'altro lato mi sembra che questa tendenza del retelling stia veramente sfociando nel selezioniamo titolo X che possa attirare la gente, tipo Shakespeare, giusto per citare anche qualche retelling recente. Diciamo Shakespeare, quindi la gente lo legge perché vuole quello, ma poi magari non c'entra neanche niente, quindi è solo leggermente ispirato. Scusate, poi io faccio sempre l'esempio concreto del mio libro perché in questo mi aiuta. Ad esempio, io non ho mai detto che sia un retelling di qualcosa, bensì è un libro fortemente ispirato al mito greco, alle sue ambientazioni, alle atmosfere della tragedia greca di Euripide, che sicuramente mi ha ispirato tantissimo, ma non significa che io vado a riraccontare una storia, no? E spesso questo pretesto viene utilizzato sempre in termini di marketing per accalappiare più persone possibile. E magari nella migliore delle ipotesi è davvero un retelling valido, affascinante, tutto quello che volete. Ipotesi numero due non c'entra niente ed è semplicemente un pretesto di marketing. Ipotesi numero tre è effettivamente un retelling e fa cagare, cosa che è, diciamo, la questione che vedo anche più spesso con la mitologia greca, che è, insomma, il mio grande amore. E io leggo tanti retelling perché a volte mi aiutano anche a capire da visioni autoriali differenti, appunto, un modo di interpretare il mito diverso dal mio, oppure mi aiuta a recepire meglio alcuni dettagli più insignificanti che magari passano poco e quindi li immagazzino più facilmente tramite la narrazione, oppure semplicemente per il piacere di leggere dei miei personaggi preferiti, no? Dato che il mito è la mia grande passione. E tuttavia ciò che vedo appunto è solo un volersi adeguare al mercato, cercare di fare quello che fanno tutti perché vende, logico, però mi piacerebbe che fosse fatto bene. Ed è una cosa che manca davvero tanto perché io vedo retelling approssimativi, brutti, oppure che fingono di essere innovativi e invece in realtà stanno facendo quello che hanno fatto altri autori millenni fa e che l'hanno fatto magari pure meglio, quindi non lo so, mi sembra, lo so che c'è, meno male, tutte le storie sono state raccontate, no? Cioè non tutte, però prima o poi verranno raccontate tutte, e spesso dipende dal modo in cui raccontiamo quella storia, oppure dal tipo di accezione che le diamo, sempre in base alla sensibilità di chi scrive, no? Ecco, con i retelling sto faticando a vedere questa cosa, che a me quello che interessa è anche, come vi dicevo prima, la visione che c'è dietro, cioè il modo in cui tu hai anche ribaltato un po' la percezione del mito, cambiato determinati elementi per dare una prospettiva diversa. Secondo me il retelling deve avere anche questa componente fondamentale di rivisitazione, altrimenti, cioè, mi leggo l'opera originale e ciao. Quindi manca originalità, ma davvero tanto, ed è una cosa che mi dispiace tanto perché sembra che, appunto, si voglia scrivere solo quello che c'è già con la certezza che venda, riscrivendolo a parole proprie senza neanche impegnarsi troppo. Ed è deludente. E ovviamente questa cosa poi non ha solo a che vedere con il mito greco, ma anche con la mitologia norrena, e adesso stanno prendendo, attingendo tanto dalla mitologia, ad esempio, orientale, cinese, giapponese. Quindi io spero che questo non porti sempre più, perché già sta facendo, a un appiattimento di mercato che genera poca fantasia ed è triste nel fantasy. Poi, ultima cosa, e giuro che ho finito con le mie lamentele per oggi, i titoli, raga. I titoli, mannaggia la miseria. Cioè, siamo partiti, ad esempio, da George Martin, A Song of Ice and Fire. E ormai è tutto A Song di questo, A Court di quest'altro, e cioè, è terribile, anche dalla canzone di Achille siamo passati alla canzone di Minonna, non c'è più un briciolo di inventiva, si va semplicemente a replicare i titoli perché per assonanza alle nostre orecchie suonerà bene, ci ricorderemo degli altri titoli che abbiamo letto, che ci sono stati consigliati, che abbiamo visto in libreria, e quindi il nostro cervello dirà: oh, interessante, leggiamo anche questo, cioè il mio no, però insomma il cervello di un lettore medio, mettiamola così. Quindi anche questo rientra tutto in questo discorso più ampio che ho fatto, no? Di appiattimento, per cui anche nei titoli ti sembra di avere sempre la stessa roba con il fei, con il romance spicino, senza che in realtà ci sia stato un pensiero dietro un
un'idea tematica da sviscerare solo per fare il compitino da portare a casa e scrivere questo libro. E va benissimo anche i libri di intrattenimento, lungi da me criticare questa cosa, ma quantomeno diversificarli, cioè anche io voglio leggere per intrattenimento, non voglio leggere sempre la stessa cosa. E non voglio neanche leggere robe trash come Sarah J. Maas, perché ho anche il diritto di leggere cose belle, scritte bene, per intrattenermi, per stare bene con me stessa, con qualche pagina di un libro, cioè ne ho tutto il diritto. E nel panorama editoriale, questa cosa dei titoli tutti uguali mi dà un fastidio enorme, davvero, è proprio... Ah, che fastidio! E quindi nulla, queste erano le mie 5 lamentele, i 5 trend che non sopporto del fantasy contemporaneo e vorrei sapere ovviamente da voi che cosa non tollerate dell'attuale panorama del fantastico. Sono molto curiosa anche di sentire la vostra opinione in merito, perché ovviamente la mia è limitata ai miei pensieri, alla mia visione personale e magari mi sfugge qualche prospettiva differente che io non colgo o che per me insomma non è di alcun fastidio. Quindi fatemelo sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un mi piace, potete lasciare anche un commentino qua sotto in descrizione. No, non in descrizione, nel box dei commenti, mentre in descrizione trovate tutti i miei social su cui seguirmi, Instagram, TikTok, Goodreads che devo aggiornare, che non lo aggiorno da mesi, lo so. E poi non ci sono link ai libri questa volta, ma insomma tutto il necessario lo trovate in descrizione. E potete usare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del canale. Detto ciò, io spero di nuovo che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!